Buongiorno mondo e buongiorno pazzi. Spero che abbiate passato una bella giornata, almeno di tranquillità. Sì, di tranquillità, perché è quello che abbiamo bisogno a volte, un po' di tranquillità. Un po' restare con noi stessi, perché la vita si svolge adesso e non domani. Domani farò. Domani, sempre domani, o quando cambia l'anno, i nuovi propositi non servono a niente. I propositi si fanno oggi, per oggi. Domani potrebbe essere tra un anno. Quindi io vi chiedo, vi domando, perché invece di come dire, sempre lamentarci di ciò che non abbiamo, cominciamo a essere grati per quello che abbiamo. Perché ricordatevi che ci sono persone che non hanno tutto quello che abbiamo noi. Ci sono persone che non hanno il pensiero di dire io non ho, perché effettivamente non hanno niente, ma non hanno neanche da mangiare. Per questo io dico, invece di lamentarci, cominciamo a essere un po' grati a questa vita, perché in fin dei conti ci sono paesi che se la passano male, come l'Australia in questo momento, ma altri paesi che sono centinaia di anni che vivono la giornata per un tozzo di pane. E noi siamo qui a farci dei problemi che sinceramente a volte non esistono, o se esistono sicuramente c'è una soluzione. Perché quando ci viene addosso un problema, tante persone dicono: oh mio Dio, adesso come farò? Sono nella me fino a qua. È vero, è vero. Però io penso che se ci arrivano certi problemi, e forse anche per fare in modo che la nostra vita sia più, che abbia quel non so che, provate a immaginarvi una vita dove non ci siano, sono problemi. E comunque sono sempre, non so, un po' certa che i problemi che ci arrivano perché noi siamo in grado di sopportarli e superarli. E allora dico, invece di lamentarsi, cominciare a essere un po' grati, come anche quando si dice non ho mai tempo per far nulla, ma troveremo un po' il tempo per stare con noi stessi. Non penso che sia così difficile. E anche la generosità, a volte, invece di voler sempre ricevere da questa vita, magari cominciare a dare agli altri. Potrebbe essere una cosa piacevole o gratificante, almeno per me è gratificante. Quando a me capita di aiutare una persona così, senza motivo, poi non lo so, vedete voi. Comunque, ricordatevi che restare un attimino in silenzio con voi stessi, ad analizzarvi, non è mai una brutta cosa. Anzi, poi vorrei ringraziare una persona, anzi sarebbe più di una, ma lo farò in due volte separate. La prima è Anima per sempre. Sì, perché ho scoperto anche altre persone, ma adesso voglio parlare di lei, una persona fantastica. Io non so il motivo, per me niente per caso, però la nostra, diciamo, conoscenza è una cosa fantastica, il nostro parlare, discutere, e non crediate che lo faccio con tutti, perché, come detto, a me YouTube non è che piace molto come mondo, perché vedi tante persone che sono amiche e domani piangono
perché non hanno divergenze di opinioni, allora non si è più amici. Ma invece con lei è una cosa stupenda, perché lei, come dire, quando noi parliamo o ci messaggiamo, cioè, tante volte lei dice una cosa, io finisco mentalmente la sua frase e penso che sia la stessa cosa per lei. Quindi voglio ringraziarti, veramente. E anche il suo canale è un canale bellissimo, dove lei parla sempre di gratitudine, parla di vita, parla di amore. E penso che valga la pena andare a dare un'occhiata. Ecco, questo ci tenevo a farlo perché è una persona che merita, secondo me. E quindi ti ringrazio di cuore, veramente. Per i momenti spensierati che mi fai passare e a volte mi tiri anche su di morale. E tu nella tua vita frenetica di mamma, moglie, madre, sei fantastica. Con questo io concludo il video. Ho parlato un po' di tutto, ma specialmente volevo parlare di lei. Ecco, anima per sempre. Ti mando un bacio e grazie. Grazie ancora per essere nella mia vita. Ciao mondo!